E allora, amici videospettatori, siamo arrivati ai calci di rigore tra Francia e Uruguay. È la Francia che tirerà per prima con Griezmann. Griezmann contro Muslera. Quando siete pronti, io vado. Griezmann contro Muslera. Il mio via. Via. Gol. 1-0 Francia. Adesso chiedo all'arbitro di dire il numero 3. Ma che infatti il numero 3, io Godin, capitan Godin. Ma questa assurda Capitan Godin risponde l'Uruguay. Via. 1-1. Numero 2. Due, papà. Via. Si insacca piano piano, ma si insacca. Ma entra. 2-1 per la Francia. 2 anche dell'Uruguay. Il 2 dell'Uruguay, questa volta è Jimenez. Via. Parata, parata, parata da parte di Loris. Grande parata da parte di Loris. E quindi 13. il numero 13, Kanté, si appresta al terzo tiro dal dischetto. Kanté contro Muslera. Via. 3 per la Francia. Chi era dopo? E adesso è il 15. Il 15, Vesino. Vesino contro Loris. Via. In sacca. 5. Il numero 5, Umtiti. Ricordiamo che ha già segnato sul calcio di punizione il gol dell'1-1. Umtiti contro Muslera. Via. Gol. Adesso è Quindi 6. la Francia ne ha fatti 4. Adesso il numero 6, Betancourt. Via. Gol. Però 11. adesso chi tira? 11. 11 Dembélé, ed è un tiro decisivo perché è il Se quinto fa, tiro. se segna. Attenzione che se segna passa la Francia. Via. Dembélé. Gol! E passa la Francia. E allora, amici videospettatori, ai rigori passa la Francia di Mario Vella e viene eliminato l'Uruguay. L'Uruguay, bravissimo Uruguay di Onofrio Sibilla. Ma complimenti, complimenti, complimenti a Onofrio Sibilla. E allora, vogliamo fare le interviste a Onofrio? Sentiamo, sentiamo Onofrio Sibilla. Onofrio, vieni, vieni, Onofrio. La lotteria di calcio di rigore è schedata, però complimenti perché veramente hai dimostrato di essere un giocatore completo. Sconfitto soltanto all'ultimo, da questa grande Francia che ha fatto una grandissima partita anche la Francia. Esattamente, è stata una partita internazionale, equilibrata fino all'ultimo istante, all'ultimo rigore. Complimenti alla Francia e in bocca al lupo per il proseguo del mondiale. Bene, grazie, allora complimenti. Grazie. Allora, intervistiamo adesso l'allenatore della Francia, vieni. Mario Vella, grande Mario Vella, seconda partita vinta ai calci di rigore. Prima con la Croazia, ora con l'Uruguay, però hai eliminato tantissimo l'Uruguay, devo dire. Partita molto diversa, 2-2, questo recuperando due volte contro un grandissimo Uruguay, che è impietoso quando la palla buona, e la fortuna e un po' l'esperienza è stata dalla mia parte questa volta. Onore all'Uruguay, grandissima squadra, grandissimo allenatore, grandissimo fair play, assolutamente. Grazie Uruguay. Adesso la prossima è contro il Brasile, Brasile di Maxi Liotti. Siamo arrivati fino in semifinale. E quindi adesso, quasi tutto è possibile. Tu sei colui che ha vinto il mondiale scorso con 4 anni fa con l'Olanda, quindi stai difendendo alla grande questo titolo. Con 4 per il primo e dopo, tornare in semifinale. Benissimo. Non è male.
Bocca al lupo, buon subbuto a tutti. Bocca al lupo. E allora, amici video spettatori, è tutto dal Subbuto Club in attività di Viale Somalia 7, Viale Italia 8. Ringraziamo il nostro sponsor che di Leonardo Raso, la LR Immobiliare di Viale Somalia 6 a Roma. Ringraziamo perché anche in questo torneo è colui che ci sponsorizza e che ci offre i premi, quindi la Coppa del Mondo, la World Cup 2018 è offerta dalla LR Immobiliare. E quindi con questo saluto te, caro Lorenzo, che hai egregiamente portato avanti questa telecronaca dal punto di vista tecnico, e io saluto tutti i video spettatori da parte di tutto il mondo. Un abbraccio e un saluto per le prossime semifinali. Arrivederci da Raimondo Abrodio.